applauso il maestro Roberto Villa. Nella biografia c'è una bellissima mostra fotografica di Pasolini che gira il mondo nelle varie capitali europee e internazionali, al quale si lega anche il professor Sgarbi nel suo spettacolo con Caravaggio. Ebbene sì, Vittorio fa un parallelismo tra Caravaggio e Pasolini, leggendo in Pasolini quelle note che furono del grande, bello e maledetto di Caravaggio. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, come dicono in televisione. Ecco, quello che mi pare importante dire in questa circostanza, a proposito del rapporto diretto con questi personaggi, è che più sono bravi, più sono disponibili. Più hanno successo, più sono disponibili. Solitamente chi ha poco successo, invece, si dà delle arie, cosa che non fanno i grandi, non neanche. Sentimento verso Pasolini era di così grande rispetto che nemmeno gli errori mi segnalava. Se non andavo io a dire, beh, ci sarebbe stata una 50ª ripresa, probabilmente fallimentare anche quella. Io ho conosciuto Dario Fo negli anni 60, quando ha iniziato a lavorare con il suo lavoro cardine, che è diventato un gigante del teatro, il lavoro, attraverso aggiunte, modifiche, il mistero buffo. Nel nome mistero buffo abbiamo i due elementi, il concetto di mistero che attiene a tutte le religioni e buffo dove denuncia l'aspetto contrario. Nel 1968 al Teatro dell'Arte di Milano Gino Dolfes interviene e io ero impronta digitale, non digitale nel senso tecnologico del termine, di colui il quale ha testimoniato la propria ignoranza o la propria competenza, la propria cultura in quello scatto. Questo è il grado. Grazie al presidente Nunes la casa della fotografia diventerà tale anche perché bisogna farlo sapere ad altri che c'è e non tenerlo per pochi intimi se non avrebbe senso. Il problema qual è? È che occorre che questo tipo di conoscenze vengano acquisite dai fotografi. Se non lo capiscono i fotografi, voi provate a chiedere se qualcuno degli amici vostri fotografi conosce questo procedimento e scoprirete che pur essendo vecchio di 5 anni non lo conosce. Quindi perché? Non dimentichiamo che arte viene dal greco tecne. Ora, tecne, lo dice la parola, vuol dire tecnica, vuol dire artigianato, vuol dire manualità, vuol dire lavorare con le mani. Nulla come il digitale di oggi fa ritornare all'attività amanuense. Ecco, la ditta del Digital Festa, un grazie di cuore, viene da Milano per noi, maestro Roberto Villa. Un grazie a tutti i Figueroa, a Bruno Monica, a Giorgio Mondo e a Giorgio Mondo. Grazie a voi.